Amici di Runner 451, oggi qui dai nostri studi vi parlerò di recupero attivo. Come detto più volte, il recupero è il 50% della fase di allenamento. Non esiste crescita se non c'è recupero. Nel momento del recupero avvengono tutti quei meccanismi di adattamento, di compensazione, di ristoro, di compensazione, di supercompensazione che ci permettono di crescere. Poi ovviamente i carichi vanno modulati in funzione di chi corre, quindi dell'atleta, del momento, della fase, del periodo, di quello che ricerchiamo. Quindi può essere che ogni tanto, come dire, si carichi procrastinando un pochino il recupero più avanti, ma deve essere tutto controllato e misurato e con un senso. Ora, il recupero come si fa? Beh, il recupero si fa in diversi modi. Si può fare riposando durante la notte o anche durante il giorno, con un giorno senza allenamento o anche due. Si può fare con attività di cross training, quindi magari mi faccio una pedalata leggera, tranquilla. Si può fare a volte, se c'è bisogno, anche con i massaggi. Esistono programmi di elettrostimolazione per i recuperi e lo stretching in un certo senso è un'attività di recupero. Però oggi parliamo di recupero con la corsa. E il recupero con la corsa solitamente può essere o il fondo lento, che ha anche degli altri elementi, ma soprattutto la corsa rigenerante, che non è il fondo lento. La corsa rigenerante è una corsa più lenta del fondo lento, o meglio, più che dire più lenta, infatti lo è, ma è una corsa con un'intensità bassissima, con una fatica che deve essere pari allo zero. Questo è quello che deve guidare nel criterio di sviluppo e di svolgimento della corsa rigenerante. Perché dovrei correre per recuperare quando posso riposarmi? Beh, ora poi dipende, chiaramente anche dalla vostra situazione, però in realtà un'attività fisica a bassissimo impatto migliora i tempi di recupero. Il portare ossigeno ai muscoli in maniera molto lenta, tranquilla, andando su tutte le fibre muscolari, velocizza la rimozione delle scorie, velocizza la rigenerazione dei tessuti. Ok? Quindi una corsa lenta, rigenerante può essere di aiuto per il recupero. Il punto però è farla bene, perché l'obiettivo è recuperare. Intanto, quando si fa? Si può fare come ritmo, come intensità quando si riprende a correre, ok? Alternata del cammino, sicuramente può essere un elemento che per quanto di bassa intensità inizia ad avere anche qualche elemento di costruzione, ma soprattutto, diciamo, il suo obiettivo, visto che è rigenerante di recupero, si fa il giorno dopo un allenamento intenso. Fondamentalmente si può fare o dopo si può fare o dopo un allenamento molto intenso perché qualitativo, vedi ripetute, vedi un fondo medio veloce, un corto veloce, un fondo veloce, un fartlek, ma si può fare anche dopo un lunghissimo magari con delle parti qualitative, proprio per andare a recuperare meglio. Quando invece si fa un lunghissimo lento, magari il giorno dopo si può fare una corsa rigenerante, ma in più abbinerei degli allunghi per dare uno stimolo anche un po' di brillantezza alle gambe. Ma rimanendo sulla corsa rigenerante, il suo obiettivo è quello di recuperare, quindi 24 ore dopo circa un allenamento molto intenso può aiutare a velocizzare il recupero e allo stesso tempo a essere capaci di metabolizzare meglio quei lavori. Chiaramente dopo allenamenti qualitativi di quel tipo potrei fare anche un fondo lento, ma lì la finalità, per quanto aiuti il recupero, è anche imparare a correre a un ritmo un pelo un po' più sostenuto, in condizioni di affaticamento, e gli obiettivi diventano altro. Ora, qual è il ritmo da seguire nella corsa rigenerante? L'abbiamo un po' detto all'inizio. Io vi potrei dire che è circa 1 minuto e 20, 1 minuto e 30 più lento della velocità di riferimento, della velocità che avete alla soglia, ma non è detto che sia corretto, può essere anche 2 minuti. No, il rigenerante dipende da quel giorno lì, molto dipende da quel giorno lì. Posso dirvi che a livello di percentuale di frequenza cardiaca massima non dovrei superare il 70%, sì, ma anche lì dipende da chi lo fa. Secondo me la cosa più importante è la sensazione di corsa, cioè
finito il rigenerante, che può essere di 20 minuti, come forse al massimo di un'ora, ma diciamo che io più di 50 minuti, anche 40, non li do mai, perché dopo il recupero è stato fatto e si scavalla invece nell'andare a lavorare anche un po' sulla fatica, la sensazione è quella di una passeggiata di salute. Cioè, ho finito di correre, boom, fine, sono arrivato. Io non vi do dei parametri cardiaci, non li do mai a quelli che alleno, perché a volte, ad esempio, per chi vedo che fa fatica a correre così lentamente, do come impulso quello di farlo solo respirando col naso. Chiaramente se aumento, per chi non è abituato soprattutto, se aumento un po' l'intensità mi verrà l'istinto di aprire la bocca, quindi il naso è un buon riferimento, però se non l'ho mai fatto la frequenza cardiaca un po' crescerà, okay, in questa situazione di nuovo tipo di respirazione, chiamiamo, per chi non è abituato. Invece credo che la cosa però migliore sia assolutamente la sensazione di corsa. Non ci deve essere un momento della corsa rigenerante in cui io sento fatica, in cui io sento il mio respiro in leggero affanno. E come va corso? Va corso in totale relax. Detto che, ne abbiamo parlato in questo video, qui vi metto il link, e correre decontratti deve essere un obiettivo per investire, sprecare meno energie, ma anche ridurre gli infortuni, il rigenerante proprio deve essere corso sciolto, non ci deve essere muscolo che è leggermente contratto. Io devo finire la corsa rigenerante che mi sento più carico di quando sono partito, quindi più riposato di quando sono partito, di aver recuperato, mi favorisce un buon sonno la sera, così il giorno dopo sono pronto o per un successivo allenamento, o magari mi faccio anche un giorno di recupero se i due giorni prima ho fatto un allenamento super carico, ma il giorno dopo ancora sono pronto di nuovo ad affrontare un buon carico. Qual è un rischio del rigenerante? Ed è un altro motivo per cui io non indico mai un'andatura. Perché nell'obiettivo di correre molto lento e dare ragione al mio orologio, che cosa faccio? Riduco la spinta sulla linea orizzontale e l'aumento in senso verticale. Cioè inizio a corricchiare sul posto, a rimbalzare, aumento la mia oscillazione verticale. Perché? Perché magari io corro il lento a 5 e il rigenerante lo voglio fare a 5.30 e per dare ragione all'andatura cambio la mia componente verticale. Ma il punto in quel momento lì che cosa succede? Che io non sto abbassando la mia intensità, sto solo cambiando la mia direzione di corsa, quindi vado a cambiare la dinamica di corsa affaticandomi. Aumentando l'oscillazione verticale aumento l'impatto sulle articolazioni e faccio più fatica e non ho ottenuto l'obiettivo della corsa rigenerante. Quindi io devo rallentare, ma non rallentare così tanto da andare a inficiare la mia efficienza e dinamica di corsa. Devo avere una corsa rilassata, una falcata ovviamente meno ampia del solito, una cadenza simile a quella che ho negli altri tipi di corsa. Sapete che la cadenza non varia tanto al variare dell'intensità e deve essere, ripeto, una grandissima passeggiata di salute. Quindi io vi auguro adesso un buonissimo relax correndo a tutti, vi invito ai prossimi video qui sui nostri canali e a lasciare un like se vi è piaciuto ovviamente il video, altrimenti no, se volete mettete un pollice in verso, fate voi, e se però vi è piaciuto il video non perdetevi gli altri, quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Io vi auguro buonissime corse, rilassanti e al prossimo video, ciao!